Sono Alessio Spataro e questa è la presentazione del mio primo ebook, il mio primo fumetto in formato digitale, Salma Dorata, che è una raccolta di vignette satiriche. Io mi occupo di questo perché difficilmente riesco a fare altro. E qui a Milano praticamente abbiamo per la prima volta fatto una mostra su Salma Dorata, raccolta di fumetti e vignette già pubblicati per Il male di Vauro e Vincino. Su retinacomics.org, in realtà questo è il terzo fumetto in digitale che pubblico, perché gli altri due, Non più estate e Dark Country, erano già stati pubblicati rispettivamente dal Centro Fumetto Andrea Pazienza e da Self Comics, quindi sono degli ex fumetti di carta soltanto. Stasera siamo qui a Milano, domani andremo a Bologna al VAG 61 e nel corso della prossima primavera continuerà questo tour virtuale di questo fumetto virtuale anche a Roma e Bari molto probabilmente. E siamo nel 2013 e non so che cos'altro dire. Parliamo di Retina. No, allora Retina nasce un anno fa, oramai siamo a un anno compiuto. E è un progetto che è mio e di Davide Catania. E abbiamo pensato di ripubblicare in forma digitale, in ebook, fumetti autoprodotti principalmente, questo alla partenza, che quindi avevano avuto scarsa visibilità, si potevano trovare solamente alle fiere o se uno seguiva determinati autori proprio in modo molto stretto e dopo un po' uscivano dal circolo. Beh, al di là di questo lavoro di riscoperta degli autori che già conosciamo, che magari pensiamo abbiano bisogno di essere più valorizzati, c'è anche la riscoperta di autori sconosciuti o non distribuiti in Italia, magari o anche all'estero comunque. Con l'idea che appunto, il fumetto digitale possa in qualche modo anche abbattere le barriere della piccola distribuzione. Per fare le presentazioni abbiamo pensato di stampare questo cartoncino che vi farò vedere molto velocemente perché c'è sopra un link, in modo da poter comprare durante la presentazione l'ebook e poi l'autore sulla facciata bianca può fare una dedica. E in questo modo chi viene alle presentazioni e alle mostre dei nostri autori può portarsi a casa l'ebook e scaricarlo su iPad o su l'ebook reader. Grazie.